ragazzi. Ciao. Un saluto a tutti. Sigla, sigla yeah. Oggi. Ciao mamma. Partiamo. A Kind of Blues, nuova puntata. Eccoci qua, l'hai già detto? Non l'ho detto. Allora devi ormai dire. non riesco più a dirlo. Ho un blocco. Sei in invito. Esatto. The guitar player. Allora oggi abbiamo in trasmissione un gruppo veramente atomico. Olè! Fantastico. Un trio della Madonna. I Rufus Party. I'm very good to start. Rufus Party. Yeah. Insomma, scopriremo un po' tutto di loro. Ci racconteranno quasi tutto, perché certe cose non ce le possono dire. No, perché poi no, lui c'è una è cosa poi che possiamo tenere segreto per oggi. C'è un segretone. Assolutamente. Che ci avete già detto, è un segreto, è mezz'ora che è un segreto, ma andare alla fine trasmissione lo sarà. Fuori. Silvia, devi cercare di convincere. Alla fine trasmissione ce lo facciamo raccontare. Facciamo un incognito, dai. Bene, bene, allora niente, presentiamo, vuoi fare tu le presentazioni? Cioè, non allora, abbiamo Jean-Luc McKay on the drums, detto Gianluca Lusetti. E guarda, abbiamo il pubblico non parla tutto inglese, quindi anche traduci in italiano. Sì, Gianluca McKay, no, siamo Gianluca Lusetti alla batteria, bellissimo. Ciao. Con questa maglietta di questo gruppo. Ciao. Rufus Party. Mi fa morire. Pettorale. Abbiamo Marco Parmigiani da Reggiolo City. Bellissimo Marco. E Alle alla voce. Ciao a tutti a casa. Grande Silvia con noi. Sì. Grande Silvia. Silvia. Non l'ho già sentita questa. Il nostro pezzo fatto l'anno scorso. Per te. È bello. Ma non mi avevi detto che mi scritto un pezzo? Ma oggi tutta la trasmissione sarà dedicata a Silvi. Voi ragazzi mi piace, ma... No, vabbè, fa lo stesso. Anche a voi. A noi altri ci hanno già dedicato la puntata. Non è vero, cosa dici? Non è venuta neanche una donna qua, a parte una. È vero. Vabbè. Due volte però è venuta qua donna lì, Prossima. È una tua fan. Certo che è una fan. Vabbè, qua ci sono... tonnellate di segreti vostri. Vero. Esatto, ma questa non è la nostra puntata, è la loro puntata. Giusto? Allora, suonate. Subito così. Dai, partiamo con le danze. Oh, partiamo con un pezzo, dai. Partiamo con una cosa di atmosfera, tipo etichetta vecchia Romagna. Cioè la presentazione del gruppo. Adesso partiamo col pezzo. Sì, no, dopo fidati. Adesso fidati. Vai. Scopriremo tutto di voi man mano. Abbiamo un effetto nuovo alla batteria. Ah, cosa sì? Evoluta. Un fazzoletto. Rufus Party. How many times you said you never see me act this way? How many times you said for no reason I'll scrub this floor? How many lies I wish I supposed to hear? And all this in spite of your fear. How many times you said keep the secret no more, and instead of breaking down again you act like a clown. Little fish caught in the net ain't so easy to forget. Every time you start to cry you don't wanna wonder why. Somebody answer me, how come man is so weak? Want somebody answer me every time that you be, and you get down on your knees, shouldn't you learn the lesson? But instead you want more. Guess the time is right to scrap your floor.
time anytime you say it. I'm good, I'm good, I'm good. Feeling sick in the head. Now it's understood that the fish caught in the net ain't so easy to forget. Every time you start to cry, you don't wanna wonder why. Somebody answer me, how come man is so weak? Want somebody answer me, every time that you leave. And you get down on your knees, shouldn't you look on the lesson? But instead you want more. Want somebody answer me, how come man is so weak? Somebody answer me every time that you bleed. And you get down on your knees, shouldn't you look on the lesson? But instead you want more. I guess the time is right to scrap your flow. Yeah. Come si sentiva, regista? Chiedo al regista. Sì. Gli fanno ok, thumbs up. Regista, voleva andare al mare oggi il regista. Ma oggi era il giorno perfetto per andare al mare, devo dire. E l'altro voleva andare in montagna. Andare in montagna. Però anche in montagna. Sono rimaste a casa tutte e due per noi. Per i Rufus Party sono rimaste. Bravi ragazzi. Cioè. Che strano sentirvi non amplificati tutti all'ennesima potenza. È una new dimension, sì. Per te, Silvio. Perché noi in realtà questo spettacolo lo facciamo ogni tanto quando serve. Sì. Dobbiamo nell'atmosfera. Un Daniele May che dice parmigiani inimitabile. Grande Daniele. Daniele May è il nostro manager sardo, perché noi possiamo vantare qualche tour in Sardegna. Salutiamo tutti gli amici sardi, ecco, che sono nel nostro heart. Ciao, nostro cuore. Sardi. Sull'isola non siamo, Daniele, vivi in Sardegna? Absolutely. Benissimo, non siamo mai andati di là dal Mediterraneo. Oggi vi facciamo espatriare. Ciao Sardegna. Ciao Dani. Sta meglio di noi oggi. Ha fa poca fatica. Ma non lo sappiamo, dovremmo guardare il meteo. Daniele, che tempo fa lì in Sardegna? Diccelo. Vogliamo gli aggiornamenti. Bene, allora cominciamo un po' a raccontarvi come vi siete conosciuti voi tre ceffi. Ma dobbiamo dire Ben Stoker. Scusate, cioè, a me sono venuti degli asterischi, penso di merda si fosse scritto. Si può dire, si può imprecare. Perché sì, io autocensuro. Mo' me lo sento. Metteteci un puntino in mezzo nelle parolacce quando le scrivete. Ma ci siamo conosciuti la settimana scorsa, ci hanno detto venite a... Ecco Marco, vedi, dopo sei tutta così l'intervista è un casino. Adesso è partito. Dai, il ragazzo serio può dirci... No, beh, non c'è niente di serio in realtà. C'è il fatto che siamo noi a suonare, che siamo dei musicisti, come avete visto, un po' improvvisati. Spettacolari. Già di serio c'è poco. In realtà perseveriamo da 15 anni. Mamma mia. Anzi, in realtà sono 16, perché abbiamo festeggiato i 15 l'anno scorso e felicemente un matrimonio ancora. Ancora facciamo la nostra porca figura. Diciamo che ancora tiene. Ancora adesso tiene. Ti dico una cosa, segnatela, stampala lì insieme alle locandine. Siamo il grado zero della compatibilità musicale per noi tre. Nel senso. Cioè, il grado zero? Quando trovi la quadratura del cerchio, perfetta. No? Tipo. Quando ti vai a genio musicalmente e umanamente sei a posto. Ah, certo. Okay. Perché io lo dico per i musicisti, ma anche per i non musicisti. C'è la sala prove, c'è le prove, c'è il concerto, però ci sono tutti anche i momenti intorno, quindi certo. Andare a montare il palco, cioè il sound check, questi momenti di consapevolezza. Se ti trovi bene con la tua band è tutta una festa, è tutto un sparar cazzate come in questo momento. È un party, è un party, è un party, è un party che dura da 15 anni e è anche la ragione per cui siamo qua dopo tanto tempo, perché qualcuno si dice ma come mai fanno schifo, no? come mai sono ancora insieme dopo tanto tempo?
al di là della democrazia interna, nel senso dirsi tutti in faccia, che sono le cose fondamentali che insegniamo a tutti i gruppetti che nascono oggi, c'è questo discorso qua, cioè proprio quando ti trovi bene musicalmente e umanamente non hai nulla da aggiungere alla vi formula. Vi siete proprio trovati, insomma. Sì, secondo me sono proprio a te, diciamolo all'Emiliana. Qui il nome parte di tutto un programma, è stato scelto prima di questa, diciamo, consapevolezza, ma ci ha portato anche fortuna forse, perché comunque era un nome già di per sé festaiolo e che esprime... Anche appartenenza, perché parte significa sia partito... Che festa, quindi oggi anche lezione in inglese. Bello. Amici. The dog. Fate anche i tea party repubblicani? Assolutamente, da Boston direttamente. Ma Rufus prima, invece la parola Rufus deriva da... Allora, diciamo anche qua, sfatiamo un mito, era il meno peggio di una lista. Ok, se la giocava con nomi tipo Miracolo Blasfemo, ti dico solo quello, te lo giuro. Sì, ma era un tuo parto, quello. Miracolo Blasfemo è un'altra idea. Mi ha fatto beccarci. Solo te puoi pensare a Miracolo Blasfemo. Vabbè, e quindi insomma c'era da dare la cassettina al classico contest, sì. Battle of the Band, che andavano molto forte negli anni 90. La domanda era, ma come ci chiamiamo? No, diciamo, che nome gli mandiamo? Dai, Rufus Party è quello che suona meglio, quindi via. Però in realtà perché è nato? Perché... Poco prima della gestazione stavamo ascoltando un disco che ci piaceva molto, che era Now I Got Worried, della John Spencer Blues Explosion, sì. Dove c'era un duetto fra John Spencer e un certo Rufus Thomas. Certo. Cioè, sì. Noto dire, ai più. Un esponente coi fiocchi, purtroppo sì. Scomparso da più di 10 anni, un grande della rhythm and blues per intenderci, e quindi Marco venne fuori con questo nome, quindi bravo Marco. Bravo. Disse, ma perché? No, dice Rufus Party, ah, non suona male, dai, tienilo lì. E quindi, mamma. E siccome noi abbiamo fatto i compiti a casa, abbiamo portato anche un video di Rufus Thomas che poi magari guardiamo. Sì. E anche un video della Blues Explosion. Esatto. Sì, sono stati bravi, cioè, ragazzi, alle superficiente proprio. Si sono preparati, hanno studiato. Sì, sì, non sì, avete sì, dovuto neanche, avete solo dovuto accendere le telecamere oggi. Vero, infatti. E insomma. Il vostro gruppo è nato proprio, cioè siete partiti voi tre? No, però allora, te già sei di Novellara, te sei originale. Ah, tu sei entrato dopo? No, è stato dopo un mese. Loro due, dopo io sono subentrato. Ah, è una coppia. Era un duo. Sì, noi originariamente la storia è nata in due. Di come ci chiamavamo? Blues Boutique. Però per 2 mesi. Meraviglioso, Blues Boutique. Avevamo dei pezzi che non potevano mancare di batteria. Ah. Per cui lui aveva suonato insieme a John Luke in un complesso che si chiamava Donald Funk, che facevano funk. E nel momento in cui c'è stato da trovare un batterista, ho detto, il Latta, perché il l'altro soprannome del prode batterista è questo. Oltre il pupo. Esatto, Latta. All'epoca era più Latta. Il suo cellulare c'è ancora Latta. Pensa. E niente. E quindi quindi sei entrato non nel 97 ma no, nel... loro tipo sono nati ad agosto, giusto? Maggio 97 settembre. No, te a luglio, okay. Abbiamo fatto la prima prova a luglio. Silvia, se non ha suonato novembre e dicembre, lui c'era lo stesso anno, scusa. Sì, circa, no. Cronologia è così. Maggio. Critico, maggio duo, luglio trio e novembre primo concerto. Sì. E da allora anche non ci siamo più fatti menare. Pronti via? Perché prima di fare le prove ci sono state tutta una serie di equivoci di. Perché? Non li possiamo dire, questo è uno dei segreti. Allora, perché te andavi in giro, chissà a fare cosa, esatto. Io in giro, e allora loro venivano in sala prova, io ero là con no, la, la prima prova non l'abbiamo potuta fare. Non abbiamo potuto fare la prima prova perché. Perché me l'ho dimenticato. La sala prova si stava intralazzando. Ti sei fatto conoscere subito per come sei, hai fatto bene. No, che tra l'altro ero davanti alla sala prova in macchina, io stavo ero con la tipa, arriva lui. No, ma chi è? Le prove! Sono venuto a fare le prove, non c'è. Così la prima serata. Scusate ragazzi, scusate. Tutto questo entra nelle canzoni. Potevi come avete potuto dire che è una corista, no? E questa è fare la scusa che usi tu, vero? Esattamente. va bene. E niente, allora adesso possiamo mandare magari il video? No, magari no. Non è pronto, ma magari suonate un altro pezzo. No. Vai, suoniamo un'altro, un'altra song. Un pezzo. Pezzo. Se il video non è pronto.
Era dai, pronto il video? Dai, facciamo un altro pezzo che altro facciamo un pezzo solo per voi. È pronto il video? Solo per noi. Facciamo il pezzo. Solo per voi un pezzo che non abbiamo ancora messo in nessun disco, non so se mai ci finirà, ma ci piace queste sorprese. Sempre per Silvi, ma anche per voi, dai ragazzi. Ah, grazie. Si chiama The Last Real Man on Earth. I'm going south, I'm going south today. I'm going south because I heard it's alright. Open your mouth and do a better things for today. I had enough of the north, I don't wanna stay. I'm going south, I'm going south today. I'm going south, yes I wanna get out. Look at the mountains, you said you gotta be kidding me. You think I need a friend when I need a lover. Proprio in anteprima per voi, questo ma... è esclusivo. Un inedito, come direbbe Maria De Filippi. Sì. Un inedito, una carambata. Scusa, il reality talent show. Grande. Questo è un po' un talent show. Sì, anche. Scopriamo giovani talenti. Oggi va molto di moda. Soprattutto giovani. 15 anni di carriera, però. Però forever giovani. Esattamente. Forever young, come dice Bob Dylan. Yes.
Bene, prossima domanda. Prossima domanda. Parliamo dischi. Parliamo. Avete una produzione molto prolifica, cioè avete fatto un sacco di CD. Esatto. Siete partiti però con il primo che. L'anno dopo, subito, 98, cioè, con l'anno nuovo no, sì. Avete fatto pezzi scritti in italiano. Sì. Avete pensato fin da subito di fare pezzi vostri? Sì, assolutamente. Questo per me è una prerogativa proprio da quando ho 15 anni. Le cover ci stanno perché ci piace farle, rivisitarle così, però proviamo piacere nel fare roba originale. Questo siete nati proprio vale anche già per con questa già con l'idea. Sì, sì, assolutamente. Sì, cioè, proprio il discorso delle due mesi da duo, non sono stati i mesi in cui abbiamo fatto delle cover, no, proprio abbiamo messo giù le basi per fare musica originale. Anche nei concerti non proponete uno o due cover, cioè è difficile che io ho sempre sentito comunque fare solo pezzi vostri. No, facciamo anche varie qualcosa cover. Fate. Forse che sono talmente personalizzate. Ah, anche sono talmente personalizzate che si camuffano esatto. Bene con il nostro sì. Sound. Infatti, o forse facciamo le cover talmente rare che le mal fatte talmente male. Talmente male. No. Sarà un pezzo loro. Esatto. Ma non mi sembra di ricordare. Cosa più probabile. Scrivi tu al... Ma scriviamo insieme le cose migliori. Nel senso, le cose che vengono fuori dalla jam sono le cose che preferisco. Infatti, se hai visto il nostro concerto, noi tendiamo a gemmare molto. Quindi alla fine tutto viene molto personalizzato. Poi le altre modalità di scrittura sono le seguenti. Porto magari un'ideuzza, tipo strofa, ritornello. E se è un pezzo pop, magari la sezione mediana, diciamo, lo facciamo insieme. Quindi diciamo c'è questa duplice modalità, tipo il pezzo che preferisci tu, Square Face Girl, chissà che non lo sentiamo dopo, è un pezzo nato a sei mani, contiamocele? Sì. Ok, e quindi insomma... Tutti e tre? Yes. Bello. Se no... Fatti perfetto. Sì, ma se lo senti così ma... Abbiamo lavorato, è un pezzo che... È complesso come pezzo. 10 anni che va avanti. Sì. No, e poi ci sono alcuni pezzi dove c'è lo zampino di altri, esempio Samuele Seghi che è il nostro grande... collaboratore, il quarto Rufus Party dal 2006 a questa parte, che salutiamo. Ciao, quindi, Sam. Grande! Ciao, man. Alcune cose sono nate anche grazie sicuramente al suo apporto, o meglio, siccome lui suona l'organo Hammond, ci vuole il pezzo da Hammond, non è che puoi fare un pezzo da flauto. E quindi insomma, sono tutte cose che vengono... Sono ingredienti in più che dopo insomma fanno colori diversi, insomma. E poi chiaramente quello che ci ispira, tipo... On the road da 15 anni tutto quello che ci succede diventa una canzone. Vita vostra, yes. Diventa... Sì, spesso. È difficile, nel senso è chiaro che c'è dell'autobiografismo perché le liriche ce le metto io. Sì, stesso droga, rock and roll, sì. Come sempre così. Fa anche il nostro biografo. Esatto. E quindi insomma... È un po' autobiografo e un po' biografo. Fantastico. Perciò raccogliere anche le storie del pubo e le mie. Esatto. Allora beh, su Giallo hai fatto un romanzo. Quanti no. Hai fatto due o tre dischi? No, avete fatto due o tre dischi? No, no, guarda. Ah sì? No, no, anche su, ma anche su. Ma no, non è che scrivo le canzoni io sui miei amici, però renditi conto di una cosa. Che poi se tu ci vedi, non diciamo, a microfono... Le liriche le scrivi... Le scrivo io. Però il contributo è tipo, non so, Poison Your Drink così. Sam e Marco dicono, dobbiamo fare una canzone sugli aperitivi, su questa piaga dell'aperitivo. Quindi, come banalizzare la nostra canzone? Quindi, esatto. Avete fatto una canzone sugli aperitivi? Oh yes. La canzone sul... L'ultima di Civis. Cioè, loro due sono le tue muse. Allora, quando ti dicono autore, fammi un pezzo su commissione, ma no, per quanto mi riguarda non c'è niente di più stimolante, perché... È difficile dire adesso mi metto lì e faccio un pezzo. Invece dicono, c'ho quell'argomento lì. Magari quel giorno lì che mi sveglio dico, ah, ok. Va bene. Testo, ho un giro d'accordi e poi ci lavoriamo insieme. Lì è stato proprio così. Cioè c'era questa cosa da creare insieme su uno spunto. Quindi fondamentalmente funziona così. Funziona così. Però all'inizio scrivate in italiano di più. Yes. Abbiamo fatto un paio di dischi. Anche tre. Due. Mi hai fatto Rosso, Rufus Party e Fiore. E beh, Rosso Fiore. È più un demo, ok. Vabbè, sono 10 pezzi. No, però a parte quello, secondo me è significativo quel disco lì perché l'abbiamo fatto a neanche un anno dalla costituzione del gruppo. Cioè, è stato iniziato a registrare a dicembre dell'anno 97 che eravamo appena nati. In realtà c'era, secondo me, la cosa bella di quel disco lì che avverti l'emergenza di un gruppo che aveva delle cose da dire. Da dire, certo. E anche abbastanza, come dire, audaci.
nel senso che comunque quelle cose che facevamo secondo me erano anche più complicate di quello che facciamo adesso, che siamo più maturi come musicisti. A me piace ascoltare ancora quel disco lì, poi è chiaro che se lo trovassi, non mi ricordo dove l'ho messo. Fantastico. Sì, non c'era, no, era in cassetta, era in forse l'abbiamo passato su. Era in cassetta. L'abbiamo registrato in uno studio che c'era a Modena, lo gestiva il chitarrista della Paolino Paperino Band, che era un gruppo punk storico degli anni 80-90, si chiamava Fox lui. E si chiama, mi ricordo perché comunque è passato un sacco di tempo, tendo a mentalizzare questa cosa come una cosa molto lontana. E era bello, era uno studio molto underground. Molto vostro. Una bella esperienza in studio, anche perché molto mordi e fuggi, veloce, abbiamo registrato quasi tutto in due giorni, secondo me. Sì, lui doveva andare a Barcellona. Il giorno dopo è partito, è andato a fare una vacanza. Se volevate registrarlo in più giorni, ma dopo lui... Sembra il disco della sua. Sì, però te considera che quei pezzi lì, quando loro me li hanno fatti sentire, dato che erano pezzi tipo di 5-6 minuti, 36.000 stacchi per pezzo. Era un gruppo prog all'inizio. Cioè, ci ho messo 60 mesi. Te considera che loro l'avevano già in testa, io dovevo impararlo. Quindi... Tutti gli stacchi. Eravamo un po' prog. Un po' prog. Bellissimo, no, poi su, però. Con le istruzioni. Dunque, qua devi fare così. Cioè me scrivevo 3, stop, 15, cioè così era. Delle partiture lucidali. Sì, diventavo pazzo. Oh, vuoi fare parte della band? Allora. Lui è un professionista. No, ti hanno messo alla prova, no? Poi avevo anche gli amici che gli facevo ascoltare il demo che facevamo noi. Ma no, ma lascia perdere che fa schifo. Così. No, quindi mi demoralizzavo ancora di più. Andavo in giro a prova e dicevo, io non ci sono. E loro mi. Però c'era qualcosa. C'era dici, cosa sì. Cioè, non ha mai chiuso la porta perché. Yes. E dopo è diventato. È sbocciato. Yes. Comunque si vede che siete spettacolari. Cioè, siamo molto feeling. Si sente il feeling. Sì. Si sente. Questo veramente. Adesso se c'è il pezzo non c'è neanche adesso. Cioè, ma cosa fate voi? Cioè? No, perché i registi non fanno. Cioè, no, mettiamo. Cos'è? Ma quello di Rufus Thomas metterei. Ne abbiamo parlato prima, facciamo un preambolo. Allora, questo lo dico anche per gli amici ascoltatori, nonché gli amici che ci seguono dalle frequenze di YouTube, dico bene. Kind of blue. YouTube, see you. See you non lo sai neanche. No, però lo vedono su YouTube. No, lo vedono sul sito. La puntata la vedranno poi registrata anche su YouTube. Scusatemi per l'errore. Niente, è tratto da quella che è un po' YouTube. Definita la Woodstock della black music, si chiama Woodstock. E in questo filmato vedete Rufus Thomas che invita la gente a ballare, però praticamente c'è uno stadio col prato libero, con tanto di, diciamo, inservienti col mitra per non far andare la gente sul prato, però è talmente coinvolgente questo groove che la gente rompe le barricate e si fionda dentro. Da vedere. Quindi insomma guardatevelo sia questo filmato che il resto del film, ecco. Rufus Thomas. Rufus Thomas. Allora, il teale ha il plato come Rufus Thomas. Esatto. Come il colore del vestito in onore di Rufus. Pensa te. Insomma, poi voi, insomma, come anche generi musicali, attraversate tutti i generi musicali. Il blues ci piace tanto in onore di questa trasmissione, blues, però soul, se insomma, c'è una cosa che ci accomuna, insomma, come passione è proprio il soul. Nei nostri dischi c'è un sacco di soul. Soul, di anima. Yeah. Servirebbe anche fuori un po' di soul. Sì, un po' di soul. Senza la U. Sì, esatto. No, a me fa specie perché quando si legge nella vostra biografia soul punk, aspetta, soul garage punk blues. Cioè, lo devi dire tutto insieme, non devi mai perdere. Soul garage punk blues. Così. E allora, l'hai coniato te, no, sempre questo? No. Una volta ci avevano chiesto. La prima volta
ci hanno chiesto nel secondo concerto che genere fate. No, rock blues progressivo. A quel concerto lì, le prime tre file, gente fanatica di rock progressivo tipo Genesis. Noi siamo partiti con un pezzo di Chuck Berry, rock roll music, via. Andiamo. Okay. Dopo l'altra gente è rimasta lì. Seconda volta che ci hanno chiesto che pezzo, che genere fate? Voodoo Billy Blues. Bello. No, Voodoo Billy Blues. Voodoo Billy Blues. Oh, allora, Fabian suona, aveva il concerto. E boh, era un locale che era più, diciamo, di orientamento punk alternative. Era Mantova. Era un locale più da rock indipendente, quella roba. E abbiamo scesi e detto, boh, sì, comunque è carino. E scesi e detto Voodoo Billy, beh, molto voodoo, ma poco Billy. Perché loro quella sera lì avevano chiamato un pacco di rockabilly, che anche lì schifatissimi, nel senso, cioè, nel senso, un po' di rockabilly, cioè, ma molto, molto l'acqua di rock. Siete difficilmente inquadrabili, insomma, avete il vostro genere. No, abbiamo fatto tante robe, insomma, sempre col nostro marchio, però appunto trovi del blues, trovi del soul, trovi del punk, trovi del garage. E poi mi fermo perché beh, anche della particolarità del vostro trio, anche del cantautorato, insomma. Sì, ci piace mescolare le carte, tenere i piedi in due staff. Ci sta, ci sta. E allora eravamo arrivati più o meno al 2001 che avete fatto due registrazioni, due dischi. Sì, due... era il momento in cui che comunque non abbiamo mai abbandonato, perché ogni tanto ci rifugiamo nell'italiano, nel senso, abbiamo pezzi che magari non abbiamo mai inciso, pezzi che ci piace ancora fare dal vivo, però insomma era un tentativo di cioè fare un po' di punk blues declinato in italiano, che adesso anche torna di moda. Poi in realtà c'è stato anche il momento più avanti in cui era bello fare pezzi in inglese, perché comunque ti dà una possibilità in più per toglierti gli sfizi, insomma. Quando abbiamo fatto la roba in inglese, proprio il soul lo fai come Dio comanda, il blues è più vero, insomma. Penso che abbiano anche un po' più diciamo più immediato la lingua inglese. Proprio la lingua inglese. Poi secondo me c'era anche l'idea non proprio da nascondere, cioè il fatto di rendere anche un po' internazionale un suono che comunque, per quanto di matrice italiana, perché siamo tutti italiani, voleva anche farsi notare fuori dai confini italiani, visto che l'Italia comunque è un territorio dove il rock, infatti non a caso, rock classico non spopola. In Europa c'è forse più attenzione, ora ci sembrava magari che potesse essere più esportabile un prodotto in lingua... Inglese. Sottolinea esportabile, perché poi abbiamo esportato. Siete riusciti? Siamo riusciti a esportare, sì. A Campagnola. Che parlano inglese. Diciamo Campagnola parla in inglese. Campagnola, California. Noi puntavamo tutto su Campagnola. Se dicevi San Bernardino, allora ci potevo fare. San Bernardino California. San Bernardino Bay. Io parlo in francese. No, siamo riusciti a c'è il distretto francese. Sì, puntavamo tutto su Campagnola e siamo finiti a New York. Abbiamo sbagliato strada. Che motion, ragazzi. È bello sbagliare belle strada. Donne, senti, buona, veramente. È andata bene, quella lì è stata una faccenda. Allora, tu è andata bene, è già non nel senso, perché abbiamo beccato la nevicata del secolo. Beh, te lo giuro. Questo ha reso la cosa un po' più romantica. Che anno siete andati in America? 2006. Però tu tieni conto di una cosa, che New York è the city that never sleeps. Ha detto Frank Sinatra, non lo so. Ma come parli bene inglese? Ragazzi, ma cioè, veramente. Questo ti fa capire altro che ti fa capire perché abbiamo cominciato a cantare in inglese. Mia così. Mica pizze fighe. Chiedeva la messa in inglese. No, già. Vabbè, comunque New York è la città che non dorme mai. Anche se c'è stata la nevicata del secolo, in un attimo hanno fatto andare le strade. La macchina col sale, come qua, ma come qua non lo so, sono un po' più efficienti, dici. E quindi quella sera lì abbiamo suonato, il giorno dopo abbiamo suonato, c'erano i locali pieni, insomma, New York è New York. Però te immagini la scena, noi in giro con la neve fino al ginocchio, con gli strumenti in mano, cioè tipo io rullanti, piatti, senza custodie, così a girare sotto, cioè tre disperati.
Sì, veramente. Però la gente era carica. Cioè, no, quelli che ci beccavano in metropolitana. Oh, ma dove vai col rullante? Ma era bellissimo. Perché, seguiteci. Perché non eri a Campagnola, c'eri a New York. C'erano i tipi, ti immaginati dei, della gente che magari faceva hip hop comunque per strada. Gente tipo quel video che abbiamo visto adesso di Rufus Thomas, per intendersi, che c'era, ah, you got the snare. C'hai il rullante. Poi vedevano che avevamo le chitarre in mano e stavamo correndo perché con la faccenda della neve, cioè, avevamo un po', eravamo un po' in ritardo. Esatto, rispetto comunque allo spettacolo che dovevamo fare, c'era la gente che ci incoraggiava un po' come se fosse una specie di vero. You tipo la maratona, no? Tipo dorando pietre. è stato bello. Poi siamo entrati nel locale. Ma chi siete? Rufus Party. Ah, Rufus Party, I like your party. New York, cioè. Trovati. Cioè, New York, New York. Mamma mia, grande esperienza. Like, e dopo ne parliamo allora anche di questo quando arriviamo al 2000. Sì, perché Ferra da poi ci arriviamo dopo, cioè, no, no, non possiamo sgarrare la scaletta. No, nel senso, perché sarà collegato a un disco. No, no, ha ragione. Perché loro non mi fanno mica finire la scaletta. Ma la scaletta l'ho fatta io questa qua. Adesso la perizia ci vuole sempre. Perché sarà collegato a un anche a un disco. No, vabbè, lui imponiti. No, no, ma è che lui imponiti. No, ma tutte le volte dice la prossima volta Silvia è tutta roba tua, eh. Poi niente, non ce la fa. Deve sempre entrare nel discorso degli altri. E tutte le puntate mi devono sempre fare i cicchetti. Allora, 2 minuti di insulting ci sta bene. Poi sì, finiamo, okay. La finiamo qua. Un 10% della puntata è insulti a ferro, eh. Dunque dicevamo. Rimandavamo il discorso America. No, beh, ormai parla di mamma. Allora, torniamo live. Allora, no, 2001, due album, Fiore e Crisi Elettrica. Sì, un album di remix. Crisi Elettrica. Per dire che non abbiamo fatto un tot di roba, c'è anche l'elettronica, un album di remix di roba italiana. Te lo faremo avere. Questo sì, mi manca. Ci sono 3 pezzi, è una roba proprio estemporanea. Sono 3? Sì. No, però aspetta, un pezzo. 3 da 20 minuti. Un pezzo. Ma lo chi sento. È che curava l'elettronica? Aspetta. Perché, cioè, un pezzo si sente anche dentro l'ultimo album che è l'ultimo uscito. L'ultimo brano, la ghost track. Keep This in Mind, c'è una ghost track. Sì. Vuol dire traccia fantasma, è un pezzo elettronico. Dove c'è, insomma, un po' di roba per ballare. Dai Ghostbusters. No. Ok. Dai, possiamo dirlo. Ma sì, allora, quelli, no, beh, allora. 3 pezzi che li ha rivisitati. Quello lì è una cosa che ha fatto un nostro amico, si chiama Alfredo De Vincentis, che salutiamo. Grande batterista, grande fonico. Al tempo ci aveva comunque seguito per vari concerti e era comunque nostro vicino di casa, perché comunque abita a Novellara. E ha detto: ma mi andrebbe di fare dei remix di vostra roba, se mi passate il disco ci lavoro su. Ha fatto una roba su me molto interessante ed è diventato quel mini disco lì che, vabbè, in realtà ha circolato poco, perché poi al tempo eravamo un po' comunque alla ricerca di altre soluzioni, di altre idee, e quello è passato un po', diciamo così, veloce, senza particolari. Però insomma, lo passo su. Ok, grazie. Abbiamo lasciato comunque tracce in questa in questa raccolta che è uscita l'anno scorso. Ok. Beh, Crisi Elettrica. Mi piace. Sì. Allora adesso ci fate un pezzo. Sì. Saltiamo direttamente al 2004, dove dentro Rock Toasters c'era la versione primigenia, come dicevamo, di un pezzo che adesso facciamo. Che accenniamo, diciamo. I see you got your brand new girl, and I see you got your brand new job. You don't need no helping hand, you don't need no medicine. No one's gonna waste your time. People say you've got it made. You can either disconnect the phone
Now what else we could expect from you? We're gonna watch you. We're gonna watch your blood flow. We're gonna watch you. We're gonna watch your blood flow. Got a nice job. Oh, she's good and bad. When you feel her head wet, political statement, then she say, I'm gonna watch yo. I'm gonna watch your blood flow. Yeah. I'm gonna watch yo. One, two, three. Well, I see this bitch from cooking and I'm wishing well. And I wear a monocrown, I couldn't wait for a spell. And then it comes in with that ridiculous hair. Staggered, fucking move, I was impressed by that. You need to knock me your poses and I really got nothing to say. You are a big hypocrite, and I know, yes, I know you're gay. You got a spicy seat while I sleep on a stone. Stole the dog a bone and fucked him on his own. Got a little empty boat behind it on my back. I see you change your way of talking, baby, why is that? You need an army of poses, and I really got nothing to say. You are a big hypocrite, and I know, yes, I know you're gay. Move over, fair man, I hope you understand that I don't need your smell. Cause on a night like this, I only wanna see you, yeah. Move over, fair man, I hope you understand that I don't need your smell. Cause on a night like this, only wanna see you, yeah. Try and follow me, it's loosening and I'm rocking your head. I'm moving on and got what that's inside my head. You know my little entry, I'm just going to run away. You know we're moving against the guests so easily. I'm in your poses and I really got nothing to say. You are a big hypocrite and I know, yes, I know my game. So move over, fair man, I hope you understand. Then I don't need your smell. Cause on a night like this, I only wanna see the end. Move over, fair man, I hope you understand. Then I don't need your smell. Cause on a night like this, I only wanna see the end. Erano due pezzi. Infatti sembrano due pezzi. Erano due pezzi. C'era Squareface Girl da Rock Toaster, yeah, e poi un, yeah, pezzo inedito ancora per voi che si chiamava Move Over Film Man. Grazie. Grazie. Beh, grazie. In questa canzone cioè in questa performance, sono due canzoni, però si capisce bene, insomma, c'era un po' di blues. Il mix di genere. C'era un po' di blues, dai. C'era il blues, c'era il rock and roll, c'era, insomma, fantastici. Insomma, diversi generi. Grandi, grandi complimenti, davvero. E insomma, cosa succede? Regista. Ci stanno distraendo i registi.
Vabbè, ma noi andiamo avanti. Noi andiamo avanti. Beh, e niente, allora siamo arrivati più o meno al 2004 e questa canzone che avete fatto la prima era... Sì, era del 2004, poi rivisitata. Uno dei vostri cavalli di battaglia. Assolutamente. È un classico. L'abbiamo rivisitata perché era uno dei sogni nel cassetto di Samuele Seghi, che ancora salutiamo, grande musicista hammondista, perché poi è stato un pezzo chiave per il fatto che lui venisse a suonare con noi, nel senso era un pezzo che chiamava da un certo punto di vista uno strumento ulteriore come l'hammond, e quando lui ci ha messo il suo tocco magico questo pezzo, diciamo, ha trovato la ciliegina sulla torta. Infatti è meraviglioso, veramente. Oh yeah. Sì. Bene, bene, allora... Siamo quasi... Beh, per me è importante dire una cosa sulla velocissima. Sì. Rose del 2004-2005, sono usciti due dischi brevi, EP, che sono due, come dire, dischi fondamentali per lo slancio in inglese. Sono in realtà usciti a 6 mesi di distanza, perché Rock Toaster è uscito a dicembre 2004 e Jack to Fog è uscito a maggio 2005, perciò praticamente... Nello stesso anno, sono praticamente. Sono come due come dire, sono usciti in sequenza e sono per noi stati, secondo me, molto importanti, o no? Assolutamente. Sono stati proprio, li abbiamo fatti noi tre, perciò sono stati fatti in trio molto... Quello vi ha dato anche proprio la consapevolezza, o no, di poter... Ci ha dato, dire, la spinta per andare... In America, possiamo, per esempio. Anche in America. Cioè. Perché Isaac Ophobi, il disco EP del 2005, è quello che, insomma... Noi abbiamo dato quel materiale lì per andare lì. Dove la Silvia ha annotato qua nelle nostre... Atomico ce l'ho. Sì, sì. Disco più, forse più grezzo della nostra produzione. Più ruvido. Me l'aveva regalato il Gianni. Sì, sì. Volevo dire una cosa, che il nostro amico e ex ospite Antonio Boschi ci dice di non massacrare il ferro. Lasciatelo lavorare. No, Antonio, non ti preoccupare. Ciao Antonio. Ogni tanto c'è bisogno di dare una raddrizzata. Sono abituato. C'ha le spalle forti sto ragazzo. Sì, bene. E ci dice, cioè, quello lì è un direttore di banca, ci dice anche. Chi è il direttore di banca? Il direttore è una parola grossa. Una parola grassa, impiegato, cioè più che sufficiente. Sì, perché poi tutti e tre avete un operaio parallela, sì, insomma, bisogna, quella della vita per del campare, musicista. Ecco. Cosa bisogna farlo, se no? Insomma, quello bisogna, sì. Purtroppo, insomma, però... Diciamo che noi viviamo per la musica, ma non viviamo di musica. No. Ma guarda, cioè, ragazzi, ma scolpiscitela con lo scalpello. È una di quelle perle che diremo nell'ultima puntata. Esatto, ma te le stai segnando? Assolutamente tutte. Okay. Tutte nella mia mind. Ciao. Vabbè, allora, praticamente. Keep this in mind. Allora, praticamente questi tre dischi qui che avete fatto, perché poi c'è anche quello del 2006. Vi hanno... quello è... No, quello è Boogie with Sam. Ah, Boogie with Sam? C'è Boogie with Sam? Sì. Ma c'è, loro hanno preso giù tutta la nostra... 2006. Ne sanno più di noi. Quello non è neanche più. A quello live. Lui si riferisce a Civilization and Wilderness, che è stato il primo... È il classico disco di Rufus Park. È il disco classico, è il nostro Joshua Tree, dai, diciamolo tranquillamente. Fantastico. Funziona così nella nostra discussione. Però quello l'avete fatto dopo che siete andati assolutamente in America. Sì. Quello è uscito ma come... Ci ho visto un po' di casino, secondo me. Esatto. Ma no, dicevo. Non massacrare il ferro. Noi, te ti stiamo distraendo. Senso, volevo capire come. Dove vai te? No, volevo capire come. Come siete andati. Perché siete andati in America? Cioè, a questo punto, visto che. Allora, in America siamo andati casualmente, grazie a un mio amico che tra l'altro voleva venire qua a vederci live. Ah. Che ha sostanzialmente organizzato una vacanza. Una volta sono andati io. Lui e si è creato, come dire, il gancio per andare negli Stati Uniti l'anno successivo. Nel frattempo abbiamo fatto questi due EP di cui abbiamo accennato prima, e Civilization and Wilderness, che è quel famoso album, è nato grazie anche alla presenza di Sam. Cioè, sostanzialmente abbiamo fatto un lungo periodo live assieme a Samuele, che suonava l'hammond, che è testimoniato da Boogie with Sam, che quel disco live e Sam è lui. Live. E Sam è Samuele. Samuele. Okay. No, è una citazione di un pezzo dei Led Zeppelin che si chiama Boogie with Stu. Ah. E noi abbiamo sostituito Boogie with Sam. Chiuso la parentesi. Cioè, però in pratica, dopo questo live, che testimonia un po' quel periodo, diciamo, di concerti molto intenso che c'è stato in quell'anno,
abbiamo dopo, durante, abbiamo completato nel 2007 questo album grazie al fonico Carlo Pinna, che salutiamo, che è un nostro caro amico e che ci voleva fare questo disco. Lui fa: voglio fare un disco soul, volete fare un disco soul? Fa: va bene, proviamo a fare un disco soul. Ed è venuto fuori quel disco lì, non necessariamente soul, che non è, cioè, c'è del non soul, è smaccatamente soul, ma l'idea era stata di Carlo inizialmente di fare. Ed è il primo album vero e proprio, cioè, diciamo, in inglese. Con tutti i crismi. Da lì è partito, diciamo, l'epoca in inglese. È partita l'epoca, secondo me, attuale. Sì, diciamo. La new era. La new era. Ma sì. È un disco che contiene tante influenze e tanti argomenti. C'è dentro l'America, perché Love and Money, per esempio, è un pezzo che è ispirato da quel viaggio. Ma poi c'entra anche tanta Sardegna. Parecchia Sardegna. Che c'entra tantissimo con l'America. Cavolo. C'entra la Sardegna, cioè, perché c'entra così Sardegna, tanto? Perché c'entra il nostro amico Tour 2000, diciamo. Certo, c'entra il nostro amico Daniele May, ma anche un altro amico, Antonello Romano, perché se non avete mai preso, anche ascoltatori a casa, il disco Civilization Wilderness, venitelo a comprare ai concerti o andate su Bandcamp. È un disco veramente fotonico dal punto di vista grafico. Questo è stato fatto con il contributo, anche l'aiuto del nostro manager sardo Daniele May, che salutiamo, perché Tour 2006, successivamente registrazione dell'album, e Antonello Romano, che è un signor disegnatore fumattista. Bellissimo. Che attualmente lavora per Il Fatto Quotidiano. Si può fare pubblicità? No, no. E come no? Pubblicità spudoratamente. Bene. Quello lì è un libricino interno, quando ancora andavano di moda molto i booklet, più che adesso, che è un coacervo dei migliori stili fumettistici, secondo me, sulla piazza, da Moebius a... dimmene un altro, suggeriscimi. Sì, ci sono comunque riferimenti a Pazienza, Moebius, Pazienza, ai Bonelli, insomma, piuttosto che Paperino. E praticamente ha fatto un'illustrazione per ogni canzone. Ci sono altre cose riferite a livello lirico alla Sardegna, perché per dire quel primo tour è stato forse ancora più bello di quello in America, da un certo punto di vista, insomma, come divertimento. Beh, insomma, la Sardegna puoi immaginare, è... Eccetera, ma che te lo dico a fare. E dopo questo animale selvaggio dove, sì, dove lo tenevate, E cosa è successo? Ci riferiamo a me. Dopo quel primo tour ne è seguito un altro, 2007, altri tipo 6 dati in 7 giorni, altre 1000 suggestioni che sono finite nel disco successivo, tipo Panic in Gairo, primo pezzo di With Us. Esatto. Gairo è una cittadina, è una città fantasma, per la verità, della Sardegna. Un giorno ci siamo trovati all'interno, dov'è? Sì, siamo trovati persi per strada col furgone, oddio dove siamo, manifesti tipo quelli là che vediamo fuori, non lo sapete voi ascoltatori, ma ci sono manifesti di Fellini. Manifesti di partiti politici scomparsi da tempo, nessuno per strada, abbiamo visto soltanto il cartello sparato, tipo Gairo, quindi panico, Panic in Gairo. Detto, cioè, prossimo, il prossimo, esatto, il prossimo pezzo dei Rufus Party si chiamerà Panic in Gairo, disse lui. Poi, tornando a casa, su grazie a Wikipedia, abbiamo scoperto che una frana aveva distrutto la vecchia città di Gairo, quindi noi eravamo finiti lì ed è proprio cristallizzato tutto. Persi nel tempo, quindi tu pensa cosa succede quando vai a suonare in Sardegna. Ragazzi a casa, provate ad andare a suonare in Sardegna, mi perché mi hanno rapito. No, ci hanno trattato con, non con i guanti, da Dio. Noi siamo sempre ultra accondiscendenti, cioè ringraziamo sempre tantissimo questa terra col cuore grande. Ci tornerete quest'estate? Ma magari, dovevamo tornarci in primavera. Però siamo andati a settembre 2011, anche lì è stato molto 2012. Bello. Se mettiamo il link 2012. Di Gairo. L'anno scorso, quindi, mettete subito il link di Gairo perché vale la pena. Così svegliamo, esatto, svegliamo qualcosa su una canzone che ha un significato particolare per noi. Gran posto. Qua dice che il centro abitato è stato distrutto nell'alluvione nel 1951. Panic. Total panic. E in seguito venne completamente abbandonato. Panic. Ma i Rufus Party l'hanno riscoperto. Cioè, ma dobbiamo aggiornare la pagina di Wikipedia. Esatto, hanno anche dedicato. Dobbiamo metterlo. Cioè, i Rufus Party hanno dedicato una canzone a. Sì. Si chiama Panic in Gairo. Panic in Gairo. Ma ce l'avete o no? Questo? In repertorio oggi? No, però possiamo sentirne. Ma noi abbiamo fatto. Ma abbiamo fatto i compiti a caso, Silvia. Sì, sì, è vero. Panic in Gairo versione full ha un pezzo che si chiama Reprise, quindi P-I-G Reprise. E abbiamo un video che adesso, signore, vi facciamo vedere. Sì, il loro video. Grande. Perfetto. È tutto collegato. Dai.
Ed eccoci tornati in diretta. Eccoci qui, puoi dirlo anche tu. Eccoci qui. Eccoci qui. Bisogna dirlo, tutti gli ospiti devono dire eccoci qui. No, io non riesco più a dirlo, però mi hanno veramente demolito. Comunque, bellissimo il video, è un mix un po' di proprio di anche sì, diciamo, di immagini di tutta un po' la vostra. Di quello che abbiamo di parlato 15 anni, oggi. Diciamo, no, per la verità no, il periodo è 2005-2013. Quindi siamo. Potete vedere quanto ci siamo sciupati con il rock. Mamma mia. Eravate all'inizio, la prima immagine veramente eravate. Eh sì, eravamo un po'. Giovani. Eravamo sbarbatelli, ma poi non eravamo tanto giovani. No, infatti, senso... no, siete più giovani adesso, hai ragione. Cioè, fate cuore, con me. Sì. Magari. La macchina del tempo. Va bene. Quindi, a che anno siamo arrivati nella loro. 2010-2011. Nel loro storyteller. Diciamo 2007 Civilization e Wilderness, poi abbiamo appunto Rufus Party with Us. Il grande cambiamento, bello, da un certo punto di vista, perché Rufus Party sono un po' una palestra, questo è il cuore, no? The core of the band. Poi quando vogliamo cambiare qualcosa, aggiungete, innestiamo elementi. Ecco. Samuele Seghi, abbiamo fatto questo classico del Rufus Party. Arriva il momento in cui diciamo vogliamo più chitarra, meno io forse, gli ho rotto i cosiddetti per dire ma io voglio suonare un po' più la chitarra per fare diciamo delle canzoni più costruite, più arrangiate, più singer-songwriter, più autoriali. Chiamiamo un bassista e allora è stato il momento di far entrare, diciamo espanderci al quintetto. Abbiamo chiamato Marco Ricchetti, che salutiamo anche lui. Ciao Marco. Oggi abbiamo salutato, no, abbiamo salutato, vicino di casa. Abbiamo salutato il mondo oggi. Beh, insomma, e con lui abbiamo collaborato. Per Bacco. E con lui abbiamo fatto un disco, secondo me, niente male, prodotto dal grande Andrea Rovacchi, che salutiamo. Ciao Andrea, anche tu. Ciao. E che è un grande produttore di fama internazionale. Sì, diciamo che Andrea adesso ultimamente è il nostro, come dire, fonico di riferimento. Ci siamo molto, come dire, legati al suo modo di lavorare, proprio anche a me personalmente, ma credo anche a loro, piace molto proprio come persona, come carattere, come atteggiamento, come modo di vedere la musica e anche insomma di concepire i Rufus Party come dovrebbero essere concepiti in studio. Perciò è importantissimo. Ci troviamo proprio bene con Andrea. E il pezzo che avete appena sentito a livello musicale, che faceva sottofondo al video, si trova dentro With Us, ma si trova anche dentro Keep This In Mind, l'ultimissima cosa che... è un pezzo che vogliamo far ascoltare. Sì, perché... non martellare. In With Us era una versione, in Keep This In Mind è in un altro. Keep This In Mind è un pezzo, è un disco pieno di rarità, inediti, b-side, che è piaciuto tanto quanto un disco ufficiale, possiamo dirlo, perché contiene qualche chicca che non dovete farvi sfuggire. E quindi insomma in un botto abbiamo parlato di tre dischi fondamentalmente, esatto. Meglio così che soffermarci sui dettagli. Beh, fantastico, l'ultimo è veramente meraviglioso, ve lo consigliamo, se non l'avete ancora comprato venitelo a prendere ai concerti di Rufus Party, andate a sentire live di Rufus Party perché lì sono meravigliosi. E poi, insomma, poi vogliamo dire il vostro. Adesso Mario ci va a vedere il sito, si legge tutto. Però diciamo parte pure l'elenco completo. Ce ne sono due fondamentali lì. Uno è il 31 maggio. Quindi a Corticella, vicino Rubiera, Corticella Rock, California, Corticella Rock, assieme ai Muddy Fly, altra band, realtà rock che veramente autentica e sanguigna della scena reggiana. Salutiamo Razzo, Dani. Corticella. Esatto, Corticella, facciamo una data noi con i Muddy Fly e sarà una data smaccatamente rock, forse ci sarà anche Andrea a fare da fonico. Corticella di Reggio Emilia. Bene, ci saremo. Dove? E Corticella è vicino Rubiera. No, dove suonate? Siamo al festival Corticella Rock. Corticella Rock. In un parco? È in un parco, sì, la festa è una festa paesana, direi simile a una festa della birra. Comunque, meno lo male stile che ci sono le feste paesane. E poi c'è un altro appuntamento fondamentale organizzato appunto lo studio Bunker di Rubiera, alla stazione di Rubiera, ora operativo, Rotaia Rock. No, è il festival più atteso dell'estate, secondo me. C'è il fiore del rock non fighetto, diciamolo non fighetto. Quando? Lì, qual è la data? Lì si smette di lavorare il giovedì, mi spieghi, il 6 giugno giovedì sera ora aperitivo, lì si smette di lavorare, si va vestiti come si è e in treno si raggiunge, preferibilmente in treno si raggiunge la stazione, si scende dal treno e si becca del rock. Poi se passano i treni e fanno del casino è lo stesso, la situazione è unica.
Noi suoniamo con i Radio Stars, altro gruppo, da non perdere. Da non perdere. E tra l'altro questo qua è un festival che va avanti per qualche giovedì, cioè non è solo quel giovedì. È possibile mettere la locandina di Rotaia Rock sul coso? Perché la mettiamo sulla nostra pagina. La Rotaia Rock è veramente imperdibile. Rotaia Rock? Ci si va in treno. Non una garanzia. E ci si becca del rock. Veramente. Grande, grande. Quindi abbiamo detto un po' anche i nostri prossimi live, va bene, e comunque come diceva Marco abbiamo un bel sito dove consultare sia le date future ma anche passate, perché magari se siete stati a un concerto dello Sparti, quella volta che li ho visti suonare nel bagno della stazione, perché come sai l'ha suonato ovunque, lì lo potete vedere, abbiamo una tour history molto nutrita, sì. Lì si vedono proprio i 15 anni. Vi piace suonare la, ma è la linea. È la nostra dimension preferita. Poi ricordiamo l'ultimo. È stato l'ultimo live a Santa Maria. Beh, quello ormai ha dei contorni leggendari. A Santa Maria di Novellara, ragazzi. Santa Maria, California. Santa Maria, sì. Anche lì siamo bilingue, parliamo inglese e francese. Ah, ok. Sì. Stiamo cercando. Me lo segno. Beh, è stato un gran concerto, nel senso. Grande concerto. Cioè, apprezzatissimo. Guarda, c'è una foto fantastica che potete mettere su. Ah, non hai visto quella foto? La foto che testimonia? No, la vostra del bar 46. Goimobile è bellissima. Anche lì è una citazione, da The Who, gruppo anche questo vince. C'è un pezzo che si chiama Goimobile, noi abbiamo tolto una E, perché c'erano questi bidoni mobile. Insomma, chi c'era può capire, però sì. È stato un concerto... Storico. Ormai storico, dai, diciamolo pure. Bene, leggo io la scaletta che mi dice... Dice canzone live. Artisti di ispirazione. Ah. Dice canzone live. Va bene. E allora facciamo, giusto per rimanere in tema, Kid Is In Mind in questa versione acustica. Ricordateveli questi ragazzi. Non funziona la cuccia, ma chi se ne frega. Vai. 1, 2, 3, 4. Curious if you believe in miracles, then I'm the leaving proof. They say I am.
say I am oblivious, but I remember what brought me here. What brought me here in front of you. Keep this in mind. Grande Patta! Grande. Ecco, lui è responsabile per averci portato a New York praticamente. Ah, ciao! Bravo! Bravo! Grande fan che è venuto a vedere la trasmissione. Sì, puoi anche entrare se vuoi. No, dice di no, è timido. È timido, sì. No, entra, vedi. Bravo, grande. Beh, anche questo pezzo è meraviglioso. Questo pezzo, la title track, come si dice, dell'ultimo lavoro dei Rufus Party, che è un lavoro appunto fatto di pezzi sparpagliati un po' per i nostri 15 anni. C'è dentro una registrazione del 98, ma anche registrazioni del 2012. Dico bene? Scusa? Keep This In Mind. Keep This In Mind è un best of di roba inedita. Perciò è un album. Non è il best of dei Rufus Party, eh? È un album a tutti gli effetti, perché se anche i pezzi sono stati registrati in anni diversi, in età diverse, in studi diversi, e fanno parte comunque di un quadro che secondo noi è molto a fuoco, che è la nostra, come dire, evoluzione, storia e il nostro sound, dimensione sintetizzato, perché tu hai detto in un certo senso che noi attingiamo un po' da tante cose. E si spiega bene questa cosa anche con questo disco, che è contaminatissimo, ma al tempo stesso a nostro molto parere personale. Molto Rufus, certo. Sì, forse certo. È più vicino il termine di sound a quello che facciamo dal vivo, forse il più Rufus di tutti. Quando uno dice sei Rufus, beh, quel disco lì è molto Rufus. No, però sì. Molto adesso parla di scherzi. C'è gente che ha detto: ma tu sei Rufus anche nella vita? Cioè, ci hanno detto così. Tu sei Rufus anche nella vita. Ma chi è che si chiama Rufus? Ma in 15 anni di suonate e tutto quanto, avete anche dei progetti però che portate avanti in maniera staccata dai parallela, Rufus Party? Per Bacco, lui può parlarne assai. Allora, beh, io parlo per me, io ho. Suono, mi piace suonare, suono. Io suono. Suono in tutte le, in tutte abbiamo le in tutte le occasioni sono buone per suonare, per quel che mi riguarda. Io sì, mi suono la pedal steel, questa qui è una cosa che mi faccio un po' di pubblicità, è uno strumento che mi piace però tanto. E cerco comunque di migliorarmi su questo strumento anche suonando al vivo con altri gruppi. Ho collaborato con gli Stoop, che sono un gruppo di... Che salutiamo. Ciao Stoop. Sono un gruppo di Montecchio. E ho collaborato con gli Youngs, che è un gruppo che fa cover di Neil Young, e salutiamo Giampa e compagnia bella. E sì, ho fatto anche parte di un collettivo, diciamo così, che prende comunque forma in modo abbastanza, diciamo così, sporadica, che è la Grande Orchestra della Muerte, che è un progetto che raccoglie tante esperienze rock reggiane. Anche alle, però, c'ha grande qualche cosa orchestra, da raccontare. No, scusami, nel senso grande che orchestra quanti è, siete? Siamo un collettivo variabile, aperto, un gruppo aperto in un certo senso a varie, diciamo così, ingressi. Un gruppo che può variare da un organico dai 6 ai 10 elementi. Bello, sì, bello, così. Io suono con Bert, che salutiamo. No, in realtà sono io, è un progetto parallelo
come si dice, solista, sì. solista. Hai notato più meglio di personalità. Sì, ha fatto un solo disco, però ogni tanto, cioè, sì, la mia entità parallela ha fatto un solo disco, ogni tanto si esibisce. Dai, però cosa succede? Che molto spesso suono dei pezzi di Rufus Party, quindi insomma... Però noi caldeggiamo l'uscita del secondo album, che lui però... Ma chi lo sa, prima o poi parsimoniosamente ci fa... Perché è una cosa diversa. I Rufus Party sono quelli che avete sentito, quelli che avete potuto vedere oggi. Lì invece siamo nel territorio intimo, romantico, sdolcinato. Sei tu e la chitarra, sì, è basta. Io e la chitarra, per il momento, poi chissà un giorno. Invece Gianluca suona con... I mitici, dai, che salutiamo, Fausto e Leali. Ah, fantastici. E loro, voi fate, con loro fate funk, cover, musica, entertainment. La bandiera gialla, esatto. Sorrenti, beh, ma è quasi morto, cioè, non si fa quasi più niente. Niente. Quindi mi limito a studiare io per fare i miei latini, quelle robe lì. Sì. Che è sempre un, un progetto parallelo. Cavolo. Sì. Per beccare? No, per suonare. Per la batteria, secondo me è bello, però non sono capace. Cosa dici? Voilà. Va bene. E dunque, allora abbiamo scoperto anche questa cosa. In futuro uscirà il secondo disco. Quello da vedere. In futuro sicuramente uscirà qualcosa per Rufus Party, ma è quello il segreto che non possiamo vedere. Il segretone. Questo... No, 2013 vi promettiamo che esce qualcosa ancora alla sigla. Sì. Però vediamo come esce, cosa esce. Aspettate. Stiamo lavorando. Aspettatevi i botti. Venite qua poi quando esce a presentarlo. Insomma. Tanto ci sarà lo stesso clima che c'è oggi. Esatto. Quindi veniamo con gli stessi vestiti. Ah, sarà novembre-dicembre. Dimmi già. No, ha bisogno. Lo sto ascoltando. Era rapito. Era rapito. Del vostro prossimo. Non possiamo dire niente, però. Ma lui è. Non so neanche se sarà un disco. No, però lui è il modello anche del gruppo, perché gli avete dato, diciamo, la maglietta da indossare. Ma io ce l'ho sotto, però. Non si vede. Però il fisico ce l'ha lui, quindi è lui il modello del gruppo. Il vostro merchandising chi lo cura? Voi che ve lo autogestite. Nel senso. Cioè, ci sono un sacco. Le foto, insomma, sono tutte cose molto... Allora, la nostra filosofia molto meno. Però è do it yourself, sempre. Siamo molto punk da quel punto di vista lì. Abbiamo avuto delle proposte oscene nel corso degli anni, ma si vede che non erano abbastanza oscene. O nel senso, ci credevano troppi soldi per un tornaconto forse personale, insomma, non ci guadagnavamo troppo. Quindi preferiamo fare da noi. Poi, chiaro che ci sono anche amici che ci danno una mano. No, c'è diciamo comunque una cosa, collaborazione. Mista, c'è uno spirito. Sì, si può vedere nella vostra pagina, nel vostro sito, cioè, ma anche le copertine degli album. Sì, quello sicuramente. Ci sono comunque sempre delle grafiche, delle cose. Diciamo che abbiamo una direzione artistica, però ci sono anche amici proprio che ci aiutano, come quelli ragazzi sardi che abbiamo citato poc'anzi, le morose, insomma un po' tutti, dai. Anche te ci hai contribuito, cioè, certo. Davide ci ha aiutato anche te, insomma, esatto. Le pubblicità, tutti. Vedi? E quindi insomma anche il do it yourself paga, visto che vi piace, insomma. Però in effetti, dai, non possiamo dire che fanno schifo le nostre copertine dei dischi. No, anzi, no, sono più belle di quelle dei Ram, per dire. Assolutamente sì, cioè, assolutamente ci è venuto in mente subito il paragone. Salutiamo i Ram. Ciao. Ma per quello che si sono sciolti, perché non riuscivano a fare delle copertine decenti. Basta, il prossimo disco, se non ha una bella copertina ci sciogliamo. Sì, sono. Copertine, poi la musica. Dai. No, sono importanti, no, sono importanti, è una parte importante. Beh, e ascoltiamo un altro pezzo. Adesso vediamo io un video. Vedresti un video. Cosa facciamo? Video di una band che insomma si avvicina, cioè vi avvicinate molto. Che è una vostra fonte di ispirazione. Ne abbiamo parlato prima, nel senso il nome è nato perché stavamo ascoltando un disco di questi ceffi che sono John Spencer Blues Explosion, che sono ancora in giro come noi. Sono un trio, e anche loro hanno un certo tipo di sound. Una volta abbiamo suonato il corallo, hanno detto: è la John Spencer Blues Explosion italiana. Sì, ok? Ben prima di Bud Spencer Blues Explosion. E quindi insomma avete già capito che è John Spencer con Talk About the Blues. Talk about the blues.
stesso musicista. Beh, sei cambiato, Ale, non sei più tu. Mi sono reincarnato. Mi sono reincarnato con la barba. E John Spencer è stata una folgorazione, nel senso che comunque quando l'abbiamo visto al vivo ci era piaciuto tantissimo l'atteggiamento, l'approccio live. Poi noi eravamo comunque ventenni, perciò al tempo l'impatto fu notevole. In realtà il nostro progetto sfiorava già quelle cose lì in una versione un po' più, diciamo così, come dire, italiana, perché facciamo i pezzi in Italia e tutto quanto. E sicuramente è una band che è stata importante per il nostro inizio e per la nostra storia, soprattutto e per il nostro avvio, e perciò mi fa piacere che ne parliamo. Io volevo, cioè, saluto ancora Antonio che mi dà supporto, visto che tutti mi maltrattano in chat. E però mi aggancio a questo anche perché, insomma, volevamo dire anche, avete, insomma, voi avete suonato, conoscete Ruzzi. Antonio Boschi, sì. Avete suonato a Ruzzi, che allora, è un festival che, insomma, intanto abbiamo pubblicizzato la scorsa settimana, e la prossima edizione ci sarà qua a fine giugno, con una data anche qui a Reggio, cioè a Correggio, al Palazzo dei Principi. Dunque, sì, sapevo perché comunque bazzico quelle zone. E Antonio è un amico, comunque è una persona che abbiamo conosciuto già vari anni fa, e che ci ha dato questa opportunità di partecipare a Rootsway, che a mio avviso è un festival unico, bellissimo, probabilmente il più bel festival blues che c'è in zona, oso dire in Italia, anche perché abbina comunque questo aspetto anche culinario, enogastronomico, e buona musica, veramente buona musica, band che vengono dagli Stati Uniti, e sì, artisti che magari proprio un'atmosfera che sembra quasi inimmaginabile creare nelle nostre zone. Noi abbiamo avuto la grande fortuna di poter partecipare all'edizione 2009, lui ci ha inserito in scaletta ed è stata una figata. Speriamo di poterlo rifare, perché comunque il Rootsway è una situazione, secondo me, per chi fa un genere di musica vicino a questo, perciò blues, soul, musica americana, roots, è da sogno, insomma, bellissimo. Grazie. Dunque, a visto che grandioso. E sono tanti i live che avete fatto, no? Cioè, sì. 15 anni, 16 anni. E ci sono proprio dei concerti che magari sono stati i migliori, sì, quelli indimenticabili. Non possiamo dire i peggiori. O i peggiori, beh, se avete i peggiori. Ricordarsi i migliori, si fa presto pensare a New York, sicuramente. Sono stati belli, però peccato perché ce ne sono tantissimi, come si fa a ricordare? Con il russo è stato quelli sardi. Il secondo concerto, quello che abbiamo citato poc'anzi, quando la gente è andata via, i Progress, quello è stato il concerto in cui sono nati Rufus Party. Nata l'immagine, è nato un pacco di pezzi che ancora facciamo, per cui io mi sento di citare quello come il concerto più bello. Il secondo. Dicembre 2097. Che bello. Dicembre, ragazzi. 97. Beh, però sono tantissime le situazioni. Sì, abbiamo fatto tante belle robe. Ricordo un live alla Spezia molto bello. Ma anche quello poco tempo fa. Guarda, il bar 46, quello leggendario. Ah, quello è già leggenda. E avete mai avuto da dire, invece? Avete mai litigato sul palco? On the stage? No, ma ne abbiamo imprecato, come dire. Neanche giù dal palco. Neanche giù dal palco. No. Siete sempre andati abbastanza. Abbastanza d'accordo. Non diciamo che la sala prova non è mai andata in fiamme. Mm. Ecco, perché c'è democrazia, come ti dicevo. Se c'è un problema, magari se ne parla. No, siamo buoni amici, anche oltre a essere, secondo me, affiatati musicalmente. Questo, secondo me, è una cosa che ci ha aiutato. Certo. Va bene, allora, ragazzi, io direi chiudiamo però con una canzone, con un live, magari. Chiaramente ricordiamo le prossime due date. Allora, il 31 maggio al Corticella, si chiama Corticella Rock. 31 maggio Corticella Rock con i Muddy Fly, e il 6 giugno
Rotaia, Rotaia Rock, venite in treno. In stazione a Rubiera. Venite in treno, ma anche non in treno lo stesso. Anche in bici. Sì, però è importante che siete vestiti come capita. Non vi preparate troppo, okay. Perché quello è Rotaia Rock. Usciti dal lavoro. Abbiamo scritto sulla nostra pagina del Candle Blues, dunque trovate anche lì e troverete prossimamente anche a cavallo, diciamo, della data queste informazioni. Queste informazioni, grazie. Veniva. Okay. Però niente, insomma, ringraziamo i Rufus per essere stati qua. No, grazie a voi ragazzi, grazie a voi. È stato divertente. Grazie a bello. Tutti. Speriamo di aver portato un po' di sole in questa giornata. Adesso vediamo quando usciamo. Che domani c'è il sole, è messo. Meteo Reggio è messo sole, quindi tutti in bicicletta domani. Tutti in bicicletta. Sì. Ok. Cosa ci suonate? Volete una cover o un pezzo? No, un pezzo nostro, dai, voglio dire. Pezzo siamo qui per promuovere Rufus Party. Assolutamente. Anzi, comprate i dischi di Rufus Party. E state in allerta perché uscirà entro l'anno qualcosa di Rufus Party. Comprate anche la nuova maglietta che è addosso al batterista oggi. Sì. E venite a vederci dal vivo. E questa si chiama Death of an Indie Chick. Look at her, she's just the baddest man wannabe. She knows all the band's name, although some are invented, but who cares? Look at her, she's got this cool school t-shirt and some funny hairdo. And in front of a mirror, she checks her mood, cause my terror is that she finds me boring. She marks her territory, separating cool from uncool. And I wonder where I could be, and if there's space in the world for me. I wear big fake glasses and I can perfectly see. And bitch, I know that you will never dance with me. And not cause I'm a loser, but because dance is a losing thing. You, well, ain't the cheek the reason I followed you to the latest room. With a knife in my hand, you wouldn't understand. Is this a dream, or is it the real thing? And ain't the cheek I never loved you, but maybe I dreamed you, cause I'm dreaming now. And I don't know where I am bound. Now there's a festival in some rehearsal room. Indie friends and the same old bands jerking off each other, but who cares? Well, look at her, she's got the same old t-shirt, but she has a tattoo that she shows to some people. And I just can't move, cause my terror is that she finds me boring. She marks my territory, separating cool. There's space in the world for me. I wear big fake glasses and I can perfectly see. In the chick, I know that you will never dance with me. And not cause I'm a loser, but because dance is a losing thing. To you, well, in the cheek, the reason I followed you to the latest room. With a knife in my hand, you wouldn't understand. Is this a dream, or is it the real thing? And in the cheek I never had you, but maybe I dreamed you, as I'm dreaming now. I just wanted to spend time with you, I just wanted to be part of your world. Well, I wonder if you think I'm cool now, that I don't know where I'm bound. 2, 3, 4.
Oh yeah. Ciao a tutti, Rufus Party. Ciao a tutti. Ciao. 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 Sabato prossimo. Ciao.